Porcino. E allora? Sì, anch'io ho sognato il cavallo, però hanno due significati diversi. Io ho sognato un cavallo che mi mordì. Starnuto di prima mattina. Senti, allora, praticamente, vabbè, ho dato un'occhiata ai sogni. Allora, per quanto riguarda andare a cavallo, significa, vabbè, il cavallo rappresenta la forza proprio della persona, hai capito? Quella che ovviamente te hai, cioè la forza quella interna, quella voglia di pazzesca di farcela. E quindi il cavallo rappresenta appunto questo, hai capito? E poi, vedi, il fatto di andare insieme, due cavalli, due persone. Quindi due forze che stanno insieme e che unendosi rafforzano la voglia di combattere la situazione della nostra vita. E vabbè, poi anche significa, diceva anche, che le redini invece del cavallo che tu guidi, devi fare attenzione a come gestisci cioè diceva di farti guidare nella gestione del, fra virgolette, del patrimonio, così diceva. E quindi significato è quello, cioè, hai capito? Fatti aiutare praticamente, questo significa. Da chi ti sta a fianco? Vabbè, ma questo noi lo sappiamo, è una cosa relativa. Senti, e poi niente, invece, per quanto riguarda il morso che mi ha tirato il cavallo, è dice che ho dei problemi di sessualità. Non ho capito. No, che sono gay, no, no, o che magari uno possa diventare gay oppure uno, no, problemi di sessualità con il proprio partner praticamente. No, mi viene da ridere. Mi viene da ridere su questo. No, vabbè, mai avuto problemi in vita mia. Vabbè, è normale, si diventa più grandi e cambiano i ritmi, cambiano le esigenze, cambiano le necessità, le situazioni cambiano, cambia tutto. Vabbè, cuore mio. Allora, questi sono i sogni. Vabbè, poi il fatto è di vedere qual è la voglia proprio di avere un bambino. E su questo anche non ci piove, insomma, è tutta realtà che tu desideri, insomma, non è altro che il tuo desiderio, insomma. E ci sta con le mie, è così. E poi niente, volevo sapere, insomma, poi delle cose più importanti, a parte i sogni, che sì, sicuramente i sogni rendono la vita più facile perché è bello sognare, insomma, specialmente le cose belle. E poi, vabbè, oltre a questo volevo sapere, cuore mio, come va la febbre stamattina, perché non me l'hai fatto sapere. Vabbè, la sacca della trasfusione del sangue la dovevano fare comunque, cuore mio, cioè è normale. Ma quando mi dici che stai perdendo molto sangue, è dal naso o nella sacca che esce pus e sangue? Questa cosa non me l'hai specificata. E poi fammi sapere un po' di cose, capito, cuore mio? Ti è arrivato i pigiamini, ti sono arrivati ieri? Però, cuore, vabbè, ma io credo di sì, credo che i pigiamini li abbia, chi hai demandato, penso che li abbia comprati e lavati. Non penso che te li abbia portati così senza lavarli, insomma. Anche perché quelle cose intime, pigiami, magliette, mutandine,
vanno lavate prima di essere indossate. Vabbè, un altro pochettino, cuore mio, poi non ti preoccupare, poi sarò io, sta lavando, cioè non c'è problema di nulla. L'importante è arrivare, fare questo sforzo qua. Beh, però ovviamente, giustamente, come dicono i medici, non è che possiamo rischiare di trasferirti con la febbre alta. Va bene, vediamo come va oggi, capito, cuore mio? Non disperare, cuore mio, non ti preoccupare. Vedrai che, poi ti ho detto, quei dottori sono bravi, ma soprattutto li vedo molto umani. Ecco, quello che io vorrei vedere in un medico, l'umanità. E io penso che cioè lì dove stai tu, questi dottori sono molto umani, almeno così la vedo. Poi ovviamente tu mi saprai dire meglio. Va bene, cuore mio, fammi sapere un po' di cose, aggiornami su tutta la situazione, capito? Non appena possibile, ovviamente. Stai tranquillo, non ti preoccupare, cuore mio, cerca di trovare quella serenità che ci serve, vedi, come stanotte, vabbè, anche se ti hanno dato le goccine, non fa niente. L'importante è che hai riposato, e questo è importante, perché avanti ieri notte non hai dormito un cacchio, se ben ti ricordo. Va bene, cuore mio? Ma mi raccomando, aspetto tue notizie immediate, ovviamente, quando parlo di immediate, non appena puoi. Va bene, cuore? Sono arrivato al lavoro, vediamo che si dice stamattina. E forza, cuore mio, niente, non ho da dirti nient'altro. Forza, andiamo avanti, che è questione di ore, non appena si abbassa la febbre si viene a casa. Va bene? Un bacio, un cuore e un abbraccio forte 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 a mio fratello. Ci sentiamo dopo. Ciao, cuore mio. Ciao. Ciao. Ciao, cavallo pazzo. Ciao, cuore mio. Ciao.